Durante quest'anno scolastico abbiamo avuto l'opportunità e l'occasione di partecipare a un PCTO, il laboratorio virtuale di istologia. Ma vediamo nello specifico le sue caratteristiche. Innanzitutto dobbiamo partire con una breve descrizione. In cosa consisteva questo laboratorio di istologia? Come funzionava? Il laboratorio virtuale di istologia è stato proposto dall'Università Bicocca di Milano. Si è tenuto dal 30 gennaio 2021 al 20 febbraio del 2021. Era strutturato in video lezioni che hanno affrontato introduzioni teoriche, ma anche descrizioni dell'attività sperimentale, tracce per discussioni e riflessioni, sia individuali che collettive, da fare quindi in classe, un incontro live da remoto, durante il quale i tutors hanno risposto alle varie domande, sia degli studenti che dei professori, e hanno poi proposto una visita virtuale del laboratorio, presentando i vari strumenti. È seguita infine l'osservazione al microscopio ottico di sezioni istologiche. I docenti responsabili erano la professoressa Anita Colombo e la dottoressa Patrizia Bonfanti. Il monte ore di questo PCTO è di 10 ore. Passiamo ora alle nostre impressioni. Come ci è sembrato questo PCTO? Beh, tirando un po' le somme dell'esperienza abbiamo pensato di fare una lista di pro e contro, anche se dobbiamo ammettere che è stato difficile trovare degli aspetti negativi. L'esperienza è infatti stata molto interessante e stimolante. Iniziamo allora a vedere gli aspetti positivi, i pro del laboratorio virtuale di istologia. Abbiamo individuato alcuni aspetti positivi relativi al corso. Innanzitutto lo svolgimento a distanza, anche tramite la visione di video proposti come lavoro asincrono, ha permesso una maggiore flessibilità oraria. L'incontro live ci ha dato la possibilità di interagire e fare domande direttamente alle responsabili per chiarire eventuali dubbi. Inoltre, tramite l'incontro finale abbiamo osservato diversi tipi di tessuti a nostra scelta, grazie al quale abbiamo potuto soddisfare le nostre curiosità. Dopo aver elencato i pro, che sono sicuramente solo una parte dei vari che abbiamo potuto trovare perché l'esperienza ci è piaciuta veramente tanto, passiamo alla parte dei contro. In che cosa si poteva migliorare questa esperienza? Quello che abbiamo riscontrato è stata la modalità a distanza del corso, che non è riuscita fino in fondo a rendere l'incontro finale così appassionante e coinvolgente come lo sarebbe stato partecipando in presenza. Un altro difetto consiste nella difficoltà di alcuni argomenti trattati. Nonostante erano molto interessanti, sono risultati molto specifici. Arriviamo quindi al punto fondamentale. Che cosa abbiamo appreso da questo laboratorio virtuale di istologia? Che cosa ci portiamo a casa? Abbiamo imparato come preparare un vetrino per una sezione istologica, come utilizzare nel modo corretto il microscopio ottico. Abbiamo potuto seguire approfondimenti sui diversi tipi di tessuto. Ed infine, cosa aspettarci qualora volessimo frequentare un corso universitario di biologia,